L'Aquila in campo con Farroni, Pupeschi, Sembroni, Arboleda, Pepe, Pietrantonio, Minincleri, La Vista, Fal, Zane e Valenti. Bonvissuto e Ganci sono andati via e quindi non c'erano. Squalificato Russo in attacco, Noman da poco tesserato dalla Nocerina, anche lui squalificato. Quindi in avanti, non rinuncia al tridente Morgia, sceglie il giovanissimo Fal, il colored classe 97, che gioca al centro dell'attacco, fiancheggiato da Valenti e da Minincleri. Poi i soliti Zane, La Vista in mezzo, Arboleda preferito a Dictevicius che finisce in panchina, Arboleda a destra, Pietrantonio a sinistra, poi trio di senior in difesa con Pupeschi, Sembroni e Pepe. In avvio di gara c'è il tiro dalla distanza di Ibba, palla a fil di palo, poi solo l'Aquila nel primo tempo, dominio della squadra di Massimo Morgia che qui si fa vedere con un sinistro come sempre potentissimo di Zane che viene bloccato dal portiere Kerchi. Quindi tocca a Valenti mettersi in azione sul fronte di sinistra, eccolo qua la sua conclusione in diagonale con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Quindi c'è il lancio di Minincleri dal settore di centrodestra, Fall cerca la girata, palla che termina fuori, controllata comunque dal portiere Chetti. Poi Pietrantonio, la sua punizione, Fall lasciato tutto solo in area di rigore, conclusione, ma spreca l'attaccante dell'Aquila, il gol del potenziale vantaggio. Ghiotta palla gol per l'Aquila con Fall, ancora l'Aquila con Pietrantonio, il suo cross, questa è un'azione piuttosto elaborata, un'azione molto insistita che porterà al tiro Arboleda, la palla arriverà tra poco al numero 4 aquilano, eccolo qui Arboleda, guardate che gran tiro, davvero sfortunato, meritava miglior sorte la conclusione di Arboleda, gran conclusione. Ancora Arboleda che dà in là questa azione che passa anche sui piedi fatati di Giorgio La Vista, mette fuori la difesa del San Teodoro, Zane carica ancora il sinistro, palla che termina fuori di non molto. E qui siamo praticamente alla fine del primo tempo, vedremo il fischio finale, il duplice fischio del direttore di gara. E siamo nella ripresa, attenzione a quello che accade a inizio di secondo tempo, perché dopo tanto dominio rischia l'Aquila su questa azione di contropiede imbastita dal neoacquisto del San Teodoro, oggi a debutto l'attaccante puntoriere che trova sulla destra Raimo che tira male praticamente addosso a Farroni. Andiamo a puntoriere per... ex Vibonese. Bravo, 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 proprio lui. Ed ecco il gol partita al sesto minuto, Minincleri, palla che batte sul palo, Pupeschi, gol. Protestano i giocatori del San Teodoro, tutti addosso all'assistente, volevano il fuorigioco di Pupeschi, poi rivedremo meglio, cercheremo di chiarire, forse avevano ragione, ma forse c'era un fallo da rigore ai danni dello stesso Minincleri. Comunque tap-in vincente di Pupeschi, gol convalidato, e l'Aquila con questo gol sbanca San Teodoro. Poi la conclusione da lontano di La Vista, tocca Kerchi in calcio d'angolo, angolo di Nicolas Zane, colpo di testa di Pepe, traversa, era la palla del raddoppio per chiuderla subito per la squadra di Morgia, Pepe colpisce però la traversa, difensori protagonisti oggi a San Teodoro. Poi da lontanissimo La Vista, beh sono due grandi frombolieri, Zane e La Vista, palla alta sopra la traversa ma c'è anche una deviazione, dunque calcio d'angolo. Poi lancio in area di rigore di Dejana, fermato in fuorigioco Steri dopo il tocco di puntoriere, peraltro Farroni aveva spinto la conclusione sotto porta di Steri, praticamente finisce qui, c'è un cross di Pascuttini, libera la difesa dell'Aquila, questa è l'ultima azione, il rilancio di Dictevicius che era entrato nella ripresa, e arriva il triplice fischio, l'Aquila con il gol di Pupeschi sbanca il campo del San Teodoro 0-1.